Il convegno nasce come collaborazione innanzitutto fra l'Università di Studi Perugia, sede di Terni, e il Collegio Nazionale dei Periti Industriali, l'Ordine Nazionale dei Periti Industriali, adesso si chiama Ordine, e affronta la tematica importantissima e attuale della transizione e della sicurezza energetica, che, come dice il convegno stesso, è un dovere per l'Italia. Perché? Perché di fronte ad un problema di transizione energetica che deriva dai cambiamenti climatici, deriva da anche disposizioni normative a livello europeo, adesso si è aggiunta, vuoi per la guerra, vuoi per le modifiche degli assetti geopolitici mondiali, la necessità anche di una sicurezza energetica. Abbiamo visto durante appunto i primi mesi della guerra come il costo del gas e del petrolio si è aumentato, come il costo quindi successivamente dell'energia elettrica si è aumentata. Quindi l'Italia si deve chiedere che, oltre alla transizione, debba garantire ai suoi cittadini anche una sicurezza, una continuità energetica. Noi vogliamo in questo convegno affrontare queste tematiche. Ci sono personaggi autorevoli, sia professori universitari che esperti del settore, peraltro provenienti dal Sistema Energetico Nazionale, RSE, che daranno un piccolo contributo, porteranno lo stato attuale delle conoscenze come elemento e come spunto per poter cercare quanto prima di dare un indirizzo politico a queste necessità del nostro Paese.